In questo video riassumo l'attività che abbiamo fatto con i prismi che sono stati ricavati da due fogli rettangolari uguali e piegando questi fogli in modo diverso. Dunque, cosa abbiamo fatto? Abbiamo preso due fogli rettangolari, qua sono rappresentati da questi rettangoli gialli. In questo caso i rettangoli sono particolari perché il lato lungo, che abbiamo chiamato L, è il doppio del lato corto che abbiamo chiamato L mezzi, cioè un mezzo di L. In un caso il foglio è stato piegato con pieghe che erano parallele al lato lungo, nell'altro caso le pieghe erano parallele al lato corto. Da notare che questo segmento è un quarto di tutta la lunghezza L, quindi un quarto di L, cioè L quarti. Invece in questo caso questo segmentino che ho segnato in azzurro è un quarto di questa lunghezza, ma questa lunghezza è un mezzo di L, quindi un quarto di L mezzi, cioè un ottavo di L, L ottavi. Andiamo a vedere cosa succede col primo prisma. Il primo prisma è ricavato con pieghe parallele al lato lungo. Questo prisma ha una base quadrata perché questo prisma viene piegato in quattro parti uguali, quindi questi segmenti sono tutti uguali e sono L ottavi, abbiamo detto. La base è un quadrato, il volume del prisma è l'area di base moltiplicata l'altezza, cioè noi prendiamo l'area della base ed è come se riempissimo questo prisma di acqua, vediamo questa superficie quadrata che si va alzando e il volume viene descritto da questo movimento della superficie della base che viene spazzata, si dice, lungo tutta l'altezza. Il volume è area di base per altezza. L'area di base, essendo un quadrato, è dato dal lato di questo quadrato moltiplicato per se stesso. Il lato è L ottavi, moltiplicato L ottavi ci dà L quadro su 64. L'altezza è L, abbiamo visto prima. Il volume quindi è L quadro su 64, che è l'area di base per L. L quadro per L ci dà L al cubo, perché abbiamo L per L per L, quindi L moltiplicato per se stesso 3 volte, su 64. Quindi questo è il nostro volume. Andiamo all'altro prisma, quello ricavato con pieghe parallele al lato corto. Dunque, lo giro. Il prisma che otteniamo ha un'altezza di L mezzi, mentre il lato, lo spigolo, scusate, di base è L quarti, perché tutta questa lunghezza L è stata divisa in quattro parti uguali, quindi L quarti. Il volume, ancora una volta, è area di base per altezza. L'area di base, dato che il lato è L quarti, viene L quarti per L quarti, quindi L quadro, L per L, L alla seconda, 4 per 4, 16. L'altezza, abbiamo detto che è L mezzi, e quindi il volume è L mezzi su 16, che era l'area di base, per L mezzi. L al quadrato, L alla seconda per L ci dà L alla terza, 16 per 2 ci dà 32. Quindi i due prismi sono diversi per forma e anche per volume, anche se sono stati ricavati dallo stesso foglio. Il primo prisma ha un volume di L cubo su 64, un 64esimo di L cubo. Il secondo prisma è un 32esimo di L cubo, quindi è un volume maggiore, non solo, ma siccome un 64esimo è la metà di un 32esimo, vuol dire che il volume di questo prisma è la metà del volume di questo prisma. Ed è interessante perché il rapporto di 1 a 2, cioè che uno è la metà dell'altro, l'avevamo visto nei lati del rettangolo che abbiamo usato per ricavare questi prismi, dove un lato era la metà dell'altro. Questa osservazione che c'è una corrispondenza tra i volumi dei prismi e il rapporto tra i lati del rettangolo che abbiamo usato è vera sempre. Cosa succede se noi prendiamo un rettangolo in cui il lato corto è un terzo del lato lungo? E chiaramente pieghiamo questo rettangolo con pieghe parallele al lato lungo una volta e parallele al lato corto la seconda volta. Il rapporto tra i volumi sarà anche di 1 a 3? Se usiamo due rettangoli in cui il lato corto è un quarto del lato lungo,
pieghiamo secondo pieghe parallele al lato lungo e secondo pieghe parallele al lato corto. Il rapporto tra i volumi dei prismi che otteniamo è di 1 a 4. Questo è l'esercizio che vi chiedo di fare. Vi chiedo di farlo seguendo passo passo il ragionamento fatto col calcolo letterale che vi ho mostrato prima, nel caso in cui utilizziamo due rettangoli in cui un lato è la metà dell'altro. Provate a rifare questo ragionamento nel caso in cui il lato piccolo è un terzo del lato grande e nel caso in cui il lato piccolo è un quarto del lato grande.